o no? No, beh, guarda, no, ecco. Non ha il collo Lenny Kravitz, ragazzi, è un problema. Allora, Lenny Kravitz è un moncicci, va bene? No, vabbè, è un bellissimo ragazzo. Adesso mi sentirei veramente ipocrita a dire ah, che schifo Lenny Kravitz. No, vabbè, non si dice nessuno a che no, schifo, no, vabbè, nel senso, però, no? Dopodiché, no, non rappresenta neanche per me l'ideale di, senti, di figo. Robert Plant è il più bravo in assoluto, ma se vai a vedere qualche immagine di Robert Plant da giovincello, era un angelo con capelli d'oro, era meraviglioso. Vai, Jack. Ciao bellissime, secondo me i più fighi sono Ville Valo De Yim e Axel Rose agli inizi. Un bacio enorme da Federica. Ecco, e gli Yim, sì, anche il cantante degli Yim è... ignoro. Non mi viene in mente, non è, mi un viene bel, in mente. È un bel fichello, niente da dire. Continuiamo, Jack. Il più figo di tutti è assolutamente Fat Mike, il cantante di NoFX, che anche se è fat e non hai gli addominali, è stupendo. Che ne dite voi? No, è vero, cioè lui effettivamente è stupendo, ecco, hai detto la parola giusta, ma nel senso che non rappresenta l'ideale di bello, va nell'altra categoria di cui parlavamo prima, per cui effettivamente molto affascinante e gran personaggio, per cui come... Mi stupisce il fatto che questo argomento mi poteva aspettare tanti sms da parte di maschietti arrapati, adesso scusatemi, non perché vi voglio sottovalutare, però molti ragazzi che magari la pugnano, okay, e invece è un argomento che attira molto l'attenzione e la fantasia e la curiosità di noi femminucci. Bella, infatti non per niente l'abbiamo proposto noi due, che pare essere due donne. Vai, Jack, sembra, così dicono. Sembra. Vai, il più figo è Eddie Vedder, The Pearl Jam, e non si discute. Allora non diciamo niente. Sentite, ragazzi, andiamo a vedere un po' di femminucce, se no sì. Qui si parla solo di maschioni. Io non ho mai capito come si pronuncia questo nome, fatto sta che lei è Taria Otaja, quindi è bellissima. Ah, bella, è bellissima. Taria Otaja. Vabbè, è bella. È finito. Ragazzi, finito? Che palle di pezzi. Mamma, scusateci, ma veramente. Mortale. Cioè, mortale. Noi chiediamo scusa a tutte le... Ma io mi sto addormentando. Break dance, anni, è stato, ragazzi, interessantissimo, Taria. Bella, bellissima. Bello. Jack, continua a leggerci degli sms perché... Io direi Simone Simmons degli Epica e Sharon Den Adel dei Within Temptation. Ma in generale tutte le tipe goth sono fighe. Scusami, tutte le tipe goth. Gothic. Guarda, tra l'altro vorrei far notare che oggi sono molto goth, a parte i capelli che hanno dei problemi. Sì, sembra il cantante di Gotthard. Beh, grande uomo e grande gnocco per rimanere in tema. Vai, Jack. Vai. Ciao ragazze, siete fantastiche. Wow. Come rocker maschile direi Sebastian Bach, Robert Plant. Yeah. Femminile voi e Cristina Scabbia. Un bacio, Frankie Stay Rock. Beh, in effetti noi e Cristina Scabbia siamo lì, anzi a volte siamo lì, siamo proprio lì così. Frankie, grazie. Frankie goes to Hollywood. Vai, bella. Jack, vai. Ciao ragazze, secondo la mia modesta opinione, i fighi più fighi di sempre sono Freddie Mercury, Jim Morrison e soprattutto Bruce Springsteen. Un bacione da Perla. Il boss in effetti rappresenta l'immaginario di grandissimo artista, bell'uomo e sicuramente personaggio molto affascinante, anche molto misterioso. Sì. Sì. Ok? Noi diciamo Freddie Mercury. Il mito più totale, diciamo, è proprio un po' col problema. Chi è che era? Ecco, da quello lì che, diciamo, toglieva magari un po' di bellezza oggettiva, esatto. Però, insomma, grandissimo... Erdenti. Ragazzi, Freddie Mercury, vai, cioè. È bella. Ciao belle, ciao. A mio parere il più figo di tutti i tempi è il grande Jimi Hendrix. Che ne pensate? A differenza di Lenny Kravitz, Jimi Hendrix, secondo me... Tra i cioccolatini della musica rock è veramente il più figo di tutti. Non mi piace nemmeno Jimi Hendrix. Beh, io ho gusti difficili, la mia rockstar più bella del mondo, il mio preferito è Piero Pelù, ragazzi. Piero Pelù, cioè in assoluto è l'uomo più bello dell'universo. Scusa. Piero Pelù, tra l'altro Peter ha il baffetto uguale. Piero Scusa, Pelù, Rulez. Vai, Jack. Odioso il cantante degli Incubus. Sì, odioso. Ok, è invidia.
Cosa mi dite del cantante degli Alter Bridge invece? A me sembra figo. No, a me mi pare proprio bello, bello in modo assurdo. Bello, bello in modo assurdo. Tra l'altro stiamo facendo dei nomi e qui volevamo arrivare. Arrivare. Rocky, tutti bravi sono, e tutti, cioè tutti belli sono tutti molto bravi. Questo volevo dire che è proprio vero. Dimmi un bello che poi, visto dal vivo... Oddio, Chris Cornell visto dal vivo però non è così bravo. Da solo, da non solo. È così bravo, Allora, i Chris Cornell, i Soundgarden, cioè i concerti del passato, noi eravamo piccole, però insomma mi è stato riportato e ci credo da personaggi sicuramente di fiducia che con Soundgarden faceva dei grandissimi live. Ha perso perché poi lui si sa, non la sa usare la voce, ha una bellissima voce, ha una dote fantastica. Però in effetti pare abbia tipo quei 4-5 polipi al gola al mese, per cui in effetti non sa usare la voce, quindi poi arrivato alla soglia dei 40 anni chiaramente perde anche il modo di presentare i concerti e di tenere un concerto per 2 ore. Cioè io l'ultima volta l'ho visto e dopo neanche un'ora si è seduto. Cioè sul palco all'Alcatraz grazie, si è seduto così, cioè scantava col chitarrino, alla fine ha fatto break col Sound versione non unplugged. Di più. Quindi abbiamo passato Chris Cornell sbagliando. Vabbè, però, vai, no, c'è ecco, un altro. No, non ultimo abbiamo sbagliato. Ultimo messaggio per un ultimo video. Credo che il fascino di una Chrissy Hynde o Debbie Harry sia lontano anni luce da una Lady Gaga di turno o da una starlet fasciata di lurex. Un bacio da Giuliano. Ma poi Giuliano, vogliamo parlare dei baffi di Patti Smith? Guarda che Patti Smith faceva morire tutti nonostante Harry saputo sia fosse coniugata come Vepère. Lei aveva questi baffi e volontariamente non se li faceva, tuttora li ha tuttora, eppure era una grandissima donna, apprezzatissima, che però oggettivamente Peter, tu mi dici di sì. Tentava di imitare Peter, infatti. Tentava di imitare i suoi baffi, ci dispiace un sacco che voi non possiate vederli. Tra l'altro, in effetti, la poetessa del rock sì, come la regina in assoluto, per quanto mi riguarda, ma penso siate un po' tutti d'accordo, che è Janis Joplin. Anche lei, in effetti, non è sta grande gnoccolona, però insomma, un bel personaggio e sicuramente attirava moltissimo anche la sua estetica per la grandezza che ha portato nella musica. Ergo, io direi, Jack, che andiamo a guardarci di Stillers come ultimo video, perché non li abbiamo mai... No? Andiamo a vederci una bella bionda. Peccato. Io direi che salutate. Noi salutiamo e ci guardiamo... Accendi. Vabbè, allora, subito diciamo, cioè andiamo a guardare gli Arch Enemy. Sì, è l'ultimo. Ci guardiamo gli Arch Enemy, è l'ultimo video, una gran figa, una gran bionda, con una voce che tutto è tranne che femminile, ma ci piace anche per quello. Altro personaggio che avremmo mandato oggi sarebbe stato Brody degli Steelers, veramente una carica sensuale, favolosa e nel punk americano molto molto brava, quindi sicuramente per noi era degna di nota, ma cara Alte. Allora ragazzi, noi abbiamo finito, ci vediamo questa sera in replica lunedì prossimo, vi rimandiamo al nostro gruppo su Facebook e MySpace, Alteria e Ketty. Per quanto mi riguarda Alteria suona nei No Speech, No Speech che purtroppo hanno dovuto saltare un concerto sabato sera, chiedo scusa perché stavo molto male, invece saluto tutti quelli presenti ad Asti al dietro le quinte e www.nospeech.it. Allora, toxictuna.com per andare ad informarvi sulla mia band, venirci ad ascoltare e leggere sulle nuove, siamo in fase compositiva, quindi attualmente i live sono un pochettino fermi, però sicuramente a breve delle novità, speriamo, incrociamo le dita. Comunque, Ketty su Facebook, oltre che Ketty Alteria come gruppo, per venire di informare anche sui vari DJ set che sto proponendo da sola e in compagnia della mia dolce metà. Per quanto riguarda me, domani sera gli amici di Milano, dico, sarò all'Atomic Bar di Milano per un nuovo DJ set. Ringrazio le persone del cortocircuito di Brescia, gran locale, grandissimo locale. Quindi Ketty Alteria, no, venerdì sera Ketty Alteria vi aspettano al Dress Code di Ponsacco in provincia di Pisa per un DJ set nel nome del fottuto 29 gennaio. Mentre invece rockandrollradio.it, ultima informazione da parte nostra per venirci ad ascoltare tutte le mattine dalle 10 a mezzogiorno, un programma che si chiama Pink Cadillac condotto dalle 2 l'amore e la rossa. Va bene. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao. Sera Ketty su Facebook come specie. Rock and roll. Mancava solo il codice fiscale, poi avevate detto BSC, SFN 84 e 54. Ciao.